Gentilissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, tutti ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria a tutti, un santo pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze della nostra cara e amatissima radio, da Leonardo Maria Pompei. Abbiamo appena celebrato la festa liturgica di San Giuseppe, figlioli miei cari, e sabato ci sarà la grandissima festa dell'Annunciazione del Signore. Sono queste due bellissime feste che, come dire, sono come due soli, due luci e due esplosioni anche di gioia che stemperano un po' il clima austero della Quaresima e sono due eventi ovviamente importantissimi per la nostra vita di fede e anche per la nostra redenzione. Abbiamo contemplato il castissimo e santissimo San Giuseppe, che è, come sappiamo, il più santo tra gli esseri umani, e secondo chiaramente soltanto a Maria e a Gesù con cui formava la Trinità terrena. E sabato celebreremo questa grandissima festa, la festa del Fiat, la festa dell'adesione assoluta alla volontà di Dio, incarnata da Maria Santissima, che ha reso possibile il compimento dell'incarnazione e quindi dell'opera della nostra redenzione. Ecco, questo per introdurre un po' questa puntata in cui vedremo i vari titoli regali attribuiti a Maria Santissima, tenendo presente dell'introduzione che nella puntata precedente abbiamo fatto, e considerando i fondamenti della regalità di Maria, scusate, e anche di quelli della regalità di nostro Signore Gesù Cristo, che è chiaramente l'archetipo primordiale in cui per cui e da cui deve essere anche letta e interpretata la regalità di Maria Santissima, che nulla è senza questa unione assolutamente, oserei dire, se mi si passasse questo termine, quasi simbiotica, ecco, con il suo figlio, di cui ne ha completamente riprodotto in maniera assolutamente perfetta il modello. Quindi ricordiamo sempre che la regalità di Maria, che adesso stiamo contemplando, non è soltanto una regalità dovuta a dignità, quindi conseguenza del suo ruolo assolutamente primaziale che ha su tutta la creazione per essere la madre del figlio di Dio, ma è un titolo che ha conquistato sul campo, così come il nostro Signore Gesù Cristo, per meriti, quindi perché è stata veramente insignita di una santità e di una perfezione che supera quella di tutti i santi del cielo e della terra messi insieme, angeli non esclusi. Infatti, il primo titolo regale è Regina Angelorum, cioè Regina degli Angeli. Noi purtroppo in questo mondo non possiamo renderci assolutamente conto di cosa significa essere Regina degli Angeli, perché non abbiamo la percezione dell'eccellenza e della grandezza di una natura umana angelica. Voi sapete, l'ho detto in tante catechesi, che c'è un filone spirituale, sicuro, certo, non è, come dire, da considerare alla stregua di una dottrina magisteriale, però più che fondato ed è certamente possibile dargli credito fino a smentita ufficiale, che sicuramente non ci sarà da parte del magistero, in base al quale il peccato degli angeli, di Lucifero in particolare, che poi si trasse dietro gli angeli ribelli, fu proprio questo, cioè il rifiuto di adorare il Verbo nella veste anche umana. Perché cioè, c'è un fondamento, diciamo così, di ragionevolezza di questo, cioè, fermo restando l'assoluta nefandezza del peccato. Ma Lucifero ha detto: ma io non farò mai una cosa del genere. Ma ti pare, a parte che è assurdo che il verbo si vada a mortificare in questo modo, cioè già un angelo è infinitamente più grande di una natura umana, figuriamoci Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio vero. E io poi dovrei abbassarmi ad adorarlo in veste umana, ma non solo questo c'era nella prova degli angeli, ma c'era anche la prova di dover venerare la creatura totalmente umana come loro regina. Ecco, e a questo Lucifero si è rifiutato. Facciamo attenzione, non voglio certamente fare l'avvocato di Lucifero, che è sommamente degno di odio, però questo serve a farci comprendere che c'è un abisso tra la natura umana e la natura angelica, capite? Ecco perché lui si è arrabbiato, ha sbagliato, d'accordo? Perché la divina volontà va accettata, punto e basta. Però, purtroppo,
In ogni peccato, Lucifero purtroppo su questo ci sollecita con molta intelligenza, c'è sempre un fondamento, come dire, di almeno apparente ragionevolezza a cui ci si appiglia per farlo. Noi ci giustifichiamo sempre quello che facciamo, anche di male. Perché? Perché se fosse totalmente irragionevole, sotto tutti i punti di vista, non lo faremmo. Lo è. Ma solo da un punto di vista, perdonatemi la parola, metafisico, che noi però non siamo in grado di cogliere con perfezione fino a quando siamo in questo mondo, capite? Ecco. Quindi, questo titolo, che appunto è il primo tra i titoli legali, dovrebbe farci svenire, dovrebbe farci, capite? Perché vuol dire che la santità di Maria Santissima, che è una creatura umana, quindi anima e corpo, supera quella delle creature angeliche, che sono puri spiriti, quindi hanno una vicinanza, una somiglianza con Dio per il fatto di essere come Lui, puri spiriti, e per la perfezione che hanno, non avendo l'unione con un corpo umano che anche la Madonna aveva realmente, con tutto ciò che questo comporta, capite? Una delle cose che comporta, adesso non voglio fare un trattato di antropologia, però. Voi sapete che fino a quando la nostra anima rimane unita al corpo, e questo era anche uno stato di natura integra, ecco, fermo restando i doni soprannaturali, la possibilità che Dio ha in qualunque momento di comunicare diversamente con ogni anima, i mistici c'erano allora, c'erano anche oggi, quindi se fa un rapimento, se fa una visione immaginaria, capite, Dio prescinde, ma ordinariamente non funziona così, cioè la nostra anima e quindi anche le facoltà spirituali intellettive funzionano fino a quando siamo in questo corpo attraverso gli organi corporei. Questa qui è stata, diciamo, una sorta di pietra filosofale. Voi sapete che filosofi su filosofi su filosofi su filosofi si sono interrogati sul rapporto mente-corpo, d'accordo? E c'è qualcuno che va a dire che siamo soltanto un ammasso di neuroni, e c'è qualcuno che invece ha, come dire, sbagliando, gli ultraplatonici hanno teorizzato che l'anima è talmente al di sopra del corpo che agisce, capite, da sovranassoluta. Non è affatto vero, capite? Però, capite, se una persona viene la meningite, allora si trova in questo paradosso che la sua anima è di per sé stessa intelligentissima perché è uscita dalle mani di Dio, ma fino a quando sta qua giù è stupido, perché quell'anima non può operare se mancano dei meccanismi, dei circuiti nel cervello che funzionano bene. Capite? Quindi capite che di per sé stessa queste cose non accadono in una mente angelica, capite? Perché lo spirito angelico è come un fulmine, funziona alla perfezione, perché appunto è puro spirito, non ha l'imperfezione, cioè io fino a quando sono in questo mondo, e anche la Madonna era così, fermo restando che se Dio vuole, qualcuno lo afferma, cioè può anche dare alle proprie creature umane la partecipazione ai suoi poteri divini. Per esempio, Padre Pio andava in bilocazione, ma l'andare in bilocazione è un miracolo, d'accordo? Perché un corpo umano non può stare in bilocazione, d'accordo? Quindi anche la Madonna, per andare da Nazareth ad Hebron a visitare Santa Elisabetta, si è dovuta fare una passeggiata, capite? Una bella passeggiatina, perché stava dentro il corpo, non poteva arrivare lì con la forza del pensiero, né tantomeno come Dio essere presente dappertutto per potenza, presenza e essenza, come una caratteristica della sua immensità, perché era un essere umano. Gli angeli non sono così, gli angeli hanno un moto, dice San Tommaso, assolutamente istantaneo, quello divino, capite? Cioè, il mio angelo custode non ha nessuna difficoltà in battere di ciglia, a spostarsi, secondo il nostro modo di pensare, poi dallo stare al mio fianco ad andare a visitare un mio amico che sta a New York. Nessuno, la Madonna lo aveva questa difficoltà, certamente superabile se Dio vuole, e dobbiamo pensare che Dio tante grazie faceva alla Madonna su questo mondo, ma sempre per intervento divino però, che non la distoglieva dall'ordinarietà del suo vivere nella sua natura umana. Quindi immaginiamo la perfezione che ha potuto raggiungere per superare di livello la perfezione angelica. Cioè, non lo possiamo immaginare, voi sapete, come quando si parla di Dio e quando faccio i corsi di teologia, dico ragazzi, dobbiamo dire qualcosa, però tanto Dio è molto al di là di quello che noi possiamo dire o pensare di lui, come diceva il grande San Tommaso d'Aquino,
grazie al quale abbiamo avuto una grandissima conoscenza di Dio, di Gesù Cristo, dei sacramenti, della Chiesa e di tante altre cose, no? E quindi teniamo presente questa assoluta e prima eccellenza di Maria Santissima. La seconda cosa, Regina Patriarcharum, ci sono le seconde due litanie che fanno riferimento all'eccellenza di Maria sui grandi santi dell'Antico Testamento. E a questo riguardo si menzionano i patriarchi. Voi sapete che i patriarchi tradizionalmente partono, ecco, dal grande Noè, il patriarca del diluvio, e poi dai capostipiti del popolo di Israele, Abramo, Isacco e Giacobbe, e per estensione i 12 figli di Giacobbe, da cui ebbero vita le 12 tribù di Israele, con cui tuttora oggi gli ebrei osservanti ortodossi sanno qual è la tribù di appartenenza, quindi hanno un albero genealogico che risale fino a Aser, Neftali, Manasse, Giuseppe, Beniamino e tutti quanti i figli Levi, i figli di Giacobbe, da cui nacque per ius sanguinis rigorosissimo, insomma, il popolo ebraico, e in cui tuttora, insomma, si sostanzia. Anche la Madonna era della tribù di Giuda, Gesù era della tribù di Giuda, San Giuseppe era della tribù di Giuda, la tribù regale, la tribù da cui presero origine i re, la tribù di Davide, la tribù di Salomone, ecco, quindi, mentre Saul era della tribù di Beniamino, il re che poi purtroppo decadde per indegnità, no? Chiusa parentesi. Quindi cosa significa che la Madonna era regina dei patriarchi? Quindi che l'opera di preparazione della salvezza, d'accordo? Fatta da Dio già nell'Antico Testamento, quindi primo grande passaggio, la ricostruzione dell'umanità dopo il diluvio e poi la formazione del popolo eletto con il popolo di Israele. Ma la Madonna è l'immagine dell'umanità completamente rinnovata, quindi è molto più che Noè, ed è, come dire, questo lo afferma anche con i documenti, come dire, la rappresentante per antonomasia, la creatura perfetta di quel popolo, che è il popolo ebraico, la Madonna è di nazionalità era ebraica, voi sapete tutti quanti tutto il cammino che è stato fatto durante questi anni, no? E sappiamo anche un'altra cosa, che San Paolo ha scritto, ecco, anche se certamente questo discorso può incontrare, diciamo, la resistenza da parte dei nostri fratelli ebrei, che certamente fino a quando non ci sarà un intervento divino non potranno comprenderne, come dire, la bontà e il fine, no? Ma San Paolo, nelle lettere romane, dice che l'ultimo atto della storia della salvezza sarà la conversione in massa degli ebrei. Quindi, come dicono i commenti del Concilio e San Giovanni Paolo II, cioè Dio non ha revocato le promesse fatte al popolo dell'antica alleanza, ma se ne attende il pieno compimento, perché è chiaro che tutto il popolo di Israele, mettete, pensate, tutti quanti gli ebrei riconosceranno la Madonna come loro più grande rappresentante, Gesù Cristo come loro salvatore, ma faremo una festa che non finisce mai, no? Sarà un momento bellissimo, ecco. Chiaramente nell'attesa di questo, come il nostro stile, la fede non si impone, ma si predica a chiunque, ecco, dando poi a ciascuno, la responsabilità, ecco, di determinarsi se accogliere o non accogliere l'annuncio della salvezza, prendendosene davanti a Dio la responsabilità, no? Questo è il nostro stile di cattolici fedeli al mandato di Gesù, ma al tempo stesso consapevoli che la fede è un dono che va accolto da chi vi si apre. E certo, chi non vi si apre a quello che dice il Vangelo va incontro a delle conseguenze non gradevoli, ecco, fermo restando che poi il giudice ultimo delle coscienze è il nostro Signore. Quindi, in questo senso, la Madonna è la regina dei patriarchi, è la regina dei profeti anche. Perché? Perché tutte le profezie, tutte le principali profezie, voi sapete che ci sono alcuni profeti
insistono di più sull'incarnazione, no? E altri sulla passione di Gesù. Pensiamo ad esempio ai quattro canti del servo di Avedi di Isaia, ma pensiamo però anche agli annunci dell'incarnazione con la Vergine che concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che è sempre il profeta Isaia, no? Se uno scorre tutti quanti i testi profetici, oltre che a contenere alcune ovviamente profezie storicamente inerenti a determinate contingenze vissute dal popolo dell'antica alleanza, tendono però tutte quante a spostare l'attenzione verso questa nuova era, verso questa pienezza dei tempi, inaugurata, ecco, a volte in forma sono profezie un po' oscure, altre un po' più chiare, certamente tutte perfettamente comprensibili, come tutte le profezie, soltanto col senno di poi, in Cristo. Ma chiaramente, e molte profezie riguardano anche velatamente, ovviamente, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, evidente, la Madonna stessa. Ecco, quindi di ciò che i profeti sono stati e che hanno fatto, la Madonna Regina, sia perché è il termine delle profezie, sia anche per un altro motivo, però, ecco, perché capire le profezie non è cosa molto semplice, ecco, e tutt'altro. Capite? Le rivelazioni profetiche sono sempre una croce, d'accordo? E questo vale anche per alcune profezie, talora oscure, fatte dalla Madonna in qualche apparizione. È successo questo qui. È conservato, diciamo così, questo stile un po' criptico, a tratti anche apocalittico, del parlare profetico. Se si vedono anche i profeti conosciuti nell'Antico Testamento, ci sono alcuni passaggi che sono veramente di difficile decodificazione, perché c'è questo stile, c'è. Ecco, l'intelletto della Madonna è un intelletto completamente lucido e capace di penetrare, di approfondire, di comprendere il senso recondito delle profezie. Guardate che alcune profezie, veramente, cioè, c'è la luce dello Spirito Santo, è impossibile comprenderle, capite? Perché si capisce che devono avere, come dire, un'attuazione anche letterale, cioè riferentesi ad un determinato fatto, contesto, momento storico. Però andare a capezzarsi qual è, capite, nel linguaggio così diventa complicato. È vero, alcune profezie hanno carattere anche simbolico, però sapete che l'uso del simbolismo nell'interpretazione della Sacra Scrittura, non voglio entrare ovviamente in questi argomenti che ci porterebbero a fare 30 catechesi di natura distinta, e prima di escludere del tutto il senso letterale, secondo tradizione continua della Chiesa, bisogna pensarci non una volta, ecco, ma innumerevoli volte, ecco, perché il nostro Dio si è radicato nella storia, e si parla di storia della salvezza, non di teoria o simbologia della salvezza. Questo vale sia per la Sacra Scrittura sia anche per i sacramenti. Sappiamo benissimo che non sono simboli e meri riti, ma sono realmente strumenti che realizzano la salvezza. Ecco, poi a Regina cominciano poi una serie di attributi regali a partire dal Nuovo Testamento. Quindi, come era la Regina dei Patriarchi, quindi dei 12 dell'Antico Testamento, così è la Regina dei 12 del Nuovo Testamento, quindi la Regina degli Apostoli. Questo titolo lo vediamo, tra l'altro, è uno dei pochi di cui si può riscontrare qualche traccia biblica, nel senso che vediamo la Madonna nei giorni precedenti la Pentecoste veramente guidare la preghiera, preparare gli apostoli al dono dello Spirito Santo, che li avrebbe costituiti evangelizzatori e missionari in tutto il mondo. Chiaramente negli Atti degli Apostoli si vede questa funzione, diciamo così, in un certo senso regale di Maria, perché stava in mezzo agli 11 come maestra di preghiera e come colei che li avrebbe aiutati a disporsi a questo dono. Io dico sempre scherzando che la prima novena di Pentecoste l'hanno fatta gli apostoli sotto la guida di Maria. È la verità, d'accordo? Perché sono stati proprio quei giorni seguenti, l'ascensione dopo 40 giorni, la Pentecoste dopo 50 giorni. Quindi il 45° giorno è stata l'ascensione, poi c'è la novena e poi il 50° c'è la Pentecoste. Quindi è proprio assolutamente, assolutamente perfetto, no? E anche qui, non soltanto perché la Madonna è, cioè, essere regina degli apostoli vuol dire essere
che ciò che la Chiesa è, sapete che gli apostoli contenevano in nuce tutto ciò che la Chiesa sarebbe stata, la nostra fede, una fede fondata sui dodici, apostolica, cioè ciò che la Chiesa è e sarebbe stata, la Madonna lo è in forma personale e all'ennesimo livello, capite? Fermo restando il fatto che alcune funzioni fondamentali che vengono espletate nella Chiesa, la Madonna non ce l'ha, primo fra tutti quella del ministero ordinato. La Madonna non può celebrare la messa, non può rimettere i peccati, non può fare nessun gesto sacramentale in senso stretto, perché non ne ha il potere di farlo, d'accordo? Ecco, nonostante questo, ciò che gli apostoli hanno fatto, cosa hanno fatto gli apostoli? Dare e portare Cristo a tutte le genti. Non c'è nessuno che sia capace di farlo come, o meglio, meglio o meno ancora, di Maria Santissima, perché Maria esiste, è esistita ed esiste tuttora solo per portare gli uomini a Cristo e Cristo agli uomini. San Luigi Maria Monforte, quando parla di Maria, la descrive come l'essere totalmente relativo a Gesù, cioè lei non prende mai nulla per sé. Ecco perché, anche se a volte lo si fa con buone intenzioni, no? Di chi dice stiamo attenti a non dare troppa importanza alla Madonna perché dopo oscuriamo il ruolo di Cristo, se uno vuole fare, ecco, la spiritualità di Gesù con la Samaritana, quindi dell'accoglienza, può accogliere in questa frase la bontà della preoccupazione, cioè mi preoccupo di togliere a Cristo il dovuto primato. Però, colta la bontà della preoccupazione, poi bisogna negare la fondatezza della preoccupazione. Perché se c'è una cosa che la Madonna non fa, è togliere il primato a Cristo, anzi, è l'unica che glielo conferisce al 100%. San Luigi Maria Monforte dice, i santi sono tutti quanti, chiaramente, devoti, perdonatemi il termine, non devoti, adoranti di nostro Signore Gesù Cristo, no? Però hanno qualche piccola imperfezione, d'accordo? Quindi uno se si attacca troppo a un santo, e questo è un vezzo diffuso in giro, purtroppo sopravvive ancora in qualche realtà, soprattutto almeno in Italia, no? In realtà magari legati a contesti culturalmente poveri, d'accordo? Dove ci si appiccica al santo, Sant'Antonio e San Gennaro, e Padre Pio, e poi si fa una vita completamente avulsa, diciamo così, lontana, no? Dai sacramenti. Questa è la preoccupazione che sempre la Chiesa, Santa Madre Chiesa, esprime, soprattutto a noi pastori, ecco, di non distruggere mai, ecco, le forme di devozione popolare, però di aiutare i fedeli a viverle santamente, d'accordo? Far comprendere che non posso io essere devoto di Padre Pio e poi non mettermi via in chiesa una messa la domenica, perché Padre Pio la messa era tutto, d'accordo? E se andavi a dire che non metteva via in chiesa, te se mangiava vivo, non ti dava la soluzione, d'accordo? Quindi non puoi di Padre Pio e poi non va a messa la domenica, no? Quindi questo è un compito da adempiere. Ma con la Madonna non c'è sta nessun pericolo. È vero che qualche pericolo ci sta in qualche mente, ecco, o personalità malsana, perché ricordiamo sempre che l'equilibrio è sempre una virtù necessaria per noi cristiani, perché il troppo stroppia sempre, come dicono a Roma, e qualcuno nel corso della storia, con grande dolore della Madonna, ha esagerato, ecco, nel culto quasi autoreferenziale reso alla Madonna, e poi, come sempre accade, fornendo su un piatto d'oro l'occasione ai nemici della Chiesa e ai nemici di Maria per dire: ah, lo vedi cosa fanno? Stiamo sempre attenti alle opere subdole di Satana, no? Quindi ciò che gli apostoli sono e hanno fatto e sempre faranno, la Madonna lo fa più prima e in modo più perfetto, Regina Apostolorum. Poi abbiamo Regina Martirum. Ah, Madonna Regina dei Martiri vuol dire che da sola ha sofferto più di tutti i martiri messi insieme. Ma noi sappiamo però che la Madonna non è morta come Gesù Cristo di martirio cruento. La Madonna è stata assunta in cielo, è passata attraverso una placidissima
Dormizio la chiamano in Oriente, quindi dormizione, quindi non è morta come moriamo noi, si è addormentata e senza, diciamo così, che l'anima si staccasse dal corpo per essenza, ecco come avviene nella morte, e la tradizione attendibile, insomma confermata anche da varie testimonianze, affermano che la Madonna è entrata in estasi e poi è stata assunta in cielo. Ma sapete che l'essere in estasi e non comporta separazione dell'anima dal corpo, è solo la parte superiore della nostra anima, dove ci sono le nostre tre potenze spirituali, che è rapita in Dio, ma l'essenza dell'anima rimane nel corpo. Quindi la Madonna è stata portata in cielo in questo stato. Ecco, la morte, che è la separazione dell'anima del corpo, non poteva, allora, o doveva morire di morte violenta, come è stata per il figlio è morto di morte violenta, perché? Perché doveva espiare i nostri peccati. La Madonna questo non è successo, il suo corpo non è stato toccato. E qui ci sarebbe da parlare tanto, però vediamo soltanto il suo titolo di Regina dei Martiri. Allora, come mai la Regina dei Martiri, se non ha versato il sangue? Questo ci fa comprendere una grandissima verità. Ecco, che le sofferenze interiori sono enormemente più grandi di quelle esteriori, fino al punto che si può essere regina di chi è stato sbranato vivo dai leoni, torturato, ad alcuni gli hanno strappato le budella, altri gli hanno tagliato, gli hanno strappato le unghie, gli hanno cavato gli occhi. Se leggete il martirologio romano, si trova di tutto lì dentro, cioè le torture che sono inventate. Io scherzando dico sempre, oggi vanno di moda i film dell'orrore, se qualche sceneggiatore volesse inventare qualcosa di nuovo per terrorizzare, basta che si legge il martirologio, ne trova tutti i colori. Chi è stato buttato dentro al mare, chiuso in un sacco di serpenti dopo che gli avevano squartato, guardate, una cosa allucinante. E dice, Regina dei Martiri, sì, lo è, per la sua passione interiore. Cioè, vuol dire che i dolori di Maria, culminanti tra l'altro sotto la croce, ma non esaurientesi sotto la croce, sono stati immensi. Poi che non abbia versato il sangue, è tutto da dimostrare, perché non ha versato il sangue certamente nel martirio cruento, ma domanda, e questo se lo sono chiesti più di qualche sacerdote, noi possiamo pensare che la Madonna, quando era in terra, non si sottoponeva a nessuna delle aspre penitenze a cui ordinariamente i santi si sono, basta leggere le vite, sottoposti? C'è più di qualcuno, questo chiaramente è una supposizione. Io personalmente penso assolutamente no. Io penso che la Madonna fosse una grandissima penitente, d'accordo? Io personalmente. Il fondamento di questo pensiero è il fatto che tutte le virtù, e questo è un pensiero, diciamo, ordinario in mariologia, cioè tutte le virtù e i doni che i santi terreni li hanno avuto, la Madonna li ha avuti prima e più e in forma superlativa rispetto a ciascuno di loro. D'accordo? Ecco. Quindi non è tra l'altro escluso che qualche goccia di sangue la Madonna l'abbia versata per noi. Io ripeto, non lo escludo. In ogni caso, la Regina dei Martiri, non certamente per questa pia credenza che è del tutto accessorio, dovrebbe dirmi, ma secondo me la Madonna non ha fatto nessuna penitenza, ha fatto soltanto le penitenze del cuore e quelle che gli ha messo davanti la vita. Padronissimo di pensarlo, non c'è nessuna pronuncia autorevole che impedisca di tenere un pensiero del genere. E infatti dobbiamo fondare il fondamento della legalità del martirio non su queste pie credenze, ma sui dati di fatto. Quindi se è Regina dei Martiri, non avendo sparso il sangue, vuol dire che la sua passione interiore, lo stare sotto la croce, l'unione con la sofferenza di Cristo, ha superato tutti, in intensità tutte le sofferenze dei martiri. E qui ci sono diversi più autori che dicono che se veramente lì la Santissima Trinità non avesse fatto un intervento straordinario per mantenerla in vita, la Madonna sarebbe morta di dolore durante la passione, ma non mica una volta sola, infinite volte. Ecco, quindi questo dobbiamo, specialmente in Quaresima, dobbiamo ricordarlo.
Dico sempre che la Madonna gradisce molto la corona dei sette dolori, che tra l'altro ha chiesto ufficialmente a tutti quanti i suoi devoti, a Kibeo in Africa, e raccomandandola di apparizione riconosciuta questa dalla Chiesa, raccomandandola la recita del martedì e venerdì per la conversione dei peccatori. E la Madonna è molto contenta che si compatiscano i suoi dolori, e sia con la corona della dolorata, che è una preghiera un po' più, diciamo così, stabile nella Chiesa cattolica. C'è anche un'altra devozione buona, ecco, un po' meno conosciuta, che è il Rosario alle Lacrime della Madonna, che sono, diciamo, preghiere che esaltano l'aspetto della sofferenza corredentrice di Maria Santissima, che ne fa la Regina dei Martiri. Ecco, la Madonna è anche chiamata Regina Confessorum, cioè Regina dei Confessori. Attenzione qui con i confessori, per chi non lo sapesse, è un termine tecnico che non parla dei confessori, cioè dei preti che stanno in confessione ad ascoltare la confessione, ma confessore, confessore della fede, è un titolo che si dà comunemente ai santi. Per esempio San Francesco, che non era sacerdote, si è andato a vedere il breviario antico, dove era un pochino più diffusa l'attribuzione di questi titoli ai vari santi, lo chiamava San Francesco confessore, d'accordo? Confessore di cosa? Ha confessato Cristo e Cristo crocifisso, cioè è stato un testimone vivente, credibile, della fede. In realtà c'è un sacramento che ci fa a tutti quanti noi confessori, non ripeto, non confessore nel senso che andiamo a sentire la confessione del prossimo, ma confessore della fede, che è la cresima. Per la cresima noi abbiamo tutti quanti la possibilità di venire venerati dopo la nostra morte per la santità conseguita come confessori della fede. Non tutti lo prendono molto sul serio, non tutti si sforzano abbastanza per diventarlo, ma certamente questo è radicato nella nostra, come dire, struttura sacramentale, d'accordo? Così come il martirio, altra cosa che è radicata sempre nel sacramento della confermazione, no? Che è un sacramento importantissimo, anche se oggi un pochino preso sotto gamba, ahimè, da non pochi ragazzi e anche da non pochi fedeli, no? Ora, chi più della Madonna ha confessato tutto e per tutto Cristo? San Giovanni Paolo II l'ha definita, che è questa, diciamo, la quintessenza dell'essere confessore, la prima e più perfetta discepola di Gesù. Cioè sappiamo che di San Francesco si disse che era diventato una copia vivente di Gesù. Ecco, e perché ha avuto anche dono delle stigmati visibili. Voi sapete che le stigmati esistono come visibili e come invisibili. Io mi permetto di esprimere sempre a titolo personale, quindi ricordiamoci sempre, lo dico ai miei fedeli e anche agli ascoltatori e chi vedrà questo video, ascolterà questo podcast, che quando parlo di una cosa mia la presento come cosa mia. Io sono quasi sicuro, a livello di mia credenza personale, che la Madonna, non so se prima, ma certamente dopo l'ascensione di Gesù, abbia avuto il dono delle stigmate invisibili, quantomeno invisibili, d'accordo? Lo ritengo molto più probabile che siano quelle invisibili, perché per la sua, inarrivabile umiltà, che a mio avviso è la prima in assoluto tra le virtù di Maria, non avrebbe mai accettato di farsi vedere con il sangue fuoriuscente dalle ferite. Forse ne ha versato e non poco per noi, ma sempre nel più assoluto segreto e chiusa nei suoi luoghi e nelle sue stanze riservate. Ecco, certamente San Giovanni è apostolo, beato lui che ci ha vissuto per 20-30 anni, insomma, con la Madonna avrà sempre rispettato i suoi segreti e la sua divina intimità. Ecco, quindi non escludo, ma certamente la Madonna è stata colei che ha confessato Cristo prima, più di tutti, insomma, no? Anche dimostrando la sua fedeltà, essendo la prima ad essere presente, insomma, sotto la croce, essendo in tutto quello che ha potuto presente con Gesù, cioè lei non c'è stata materialmente a fianco di Gesù solo quando la sua volontà gli ha chiesto il sacrificio di rinunciare alla sua presenza. Ecco, ma al di fuori di questo, lei era l'immancabile.
E così, figlioli miei cari, permettetemi una piccola esortazione mariana. Ricordate che la Madonna c'è sempre vicina, se noi vogliamo averla vicina e se impariamo a ricorrere a lei. Sempre, non abbiate nessun dubbio. Dopo Regina dei Confessori abbiamo Regina Virginum. Regina Virginum, cioè Regina dei Vergini e delle Vergini, non solo delle Vergini, ecco, perché certo la Madonna è una donna e quindi ha custodito quella verginità assoluta. Anche qui torniamo a, abbiamo fatto prima un riferimento al possibile peccato originale degli angeli, qui c'è riferimento al possibile peccato originale degli uomini, no? Sappiamo San Giovanni Crisostomo e vari santi e dottori nel corso della storia della Chiesa lo ritenevano come normale, quindi hanno individuato sulla base anche del Salmo 50 nel peccato che mi ha concepito mia madre, eccetera, eccetera, nel primo atto sessuale, ecco, la colpa d'origine. E in effetti la Madonna, la verginità, l'ha custodita in maniera assolutamente pura ed è stata la prima, secondo la tradizione, celebrata liturgicamente nella festa della presentazione di Maria al Tempio, quindi non una tradizione campata per aria, a fare il voto di verginità a Dio, illuminata come era sulla causa della presenza del male nel mondo. Ora la verginità, chiaramente la verginità della Madonna è stata una verginità assoluta, perfetta e addirittura inviolata perfino da un concepimento e da una nascita, ecco. E attenzione a chi si azzarda a dire il contrario, mantenuta anche dopo il parto, ecco, perché chi parla di una verginità non perpetua della Madonna, oltre ad offendere gravissimamente, a bestemmiare orrendamente, la Madonna bestemmia anche contro San Giuseppe, perché San Giuseppe ha il titolo per antonomasia di castissimo, ecco, il cuore di San Giuseppe era la castità fatta persona. Ecco, il che ci fa comprendere, guardando entrambi questi eroi, che la verginità non è solo una prerogativa femminile, cioè non è che siccome nell'uomo non si vede, perdonatemi se sono così esplicito, che è vergine o che non è vergine, la verginità per lui abbia meno valore. La verginità è un valore universale, cioè la verginità noi dobbiamo assolutamente, figlioli miei cari, finisco di parlare questo punto, poi le ultime litanie ce ne occuperemo la prossima volta, perché voglio un attimo fermarmi. La verginità, ma deve essere da noi cattolici ritenuta un valore altissimo. Cioè la verginità per noi è la condizione ordinaria della vita, capite? E ciò che la verginità comporta anche di esteriore, anche se non è la prima cosa ma è l'ultima, che è la continenza e la rinuncia all'esercizio degli atti sessuali, è la condizione normale di qualunque cristiano, a meno che non abbia la vocazione al matrimonio. Allora, questo noi dobbiamo capirlo bene, questo qui, Cioè, fuori del matrimonio non esiste, se uno è cristiano, vita sessuale. Non c'è. Se uno capisse bene questo, capite, ci sarebbero anche molte questioni, perché c'è chi se la prende, la Chiesa è omofoba perché impedisce agli omosessuali. No, non si tratta di essere omofobi. La Chiesa impedisce, cioè, a parte che questa non è roba di Chiesa, questa è roba di Dio. Ma ciò che noi abbiamo, su cui dobbiamo riflettere, è che la Chiesa ha sempre insegnato, è che ogni atto sessuale compiuto al di fuori del matrimonio, non importa da chi, come, dove, quando, in compagnia, in solitudine o con chi, è peccato mortale. Capite? Io tempo fa andai in una trasmissione, un paio, due, tre anni fa, dovevo parlare di Halloween, ma andai su una trasmissione che si chiamava La Zanzara. Io non sapevo manco cosa fosse, mi chiamarono, dice, poi tu sei Leonardo Maria Pompeo, vogliamo farti un'intervista su Halloween. Io dico, andiamo, non sapevo manco che fosse. Cominciava a arrivare una montagna di telefonate, stai attento, perché lì quello è un ambiente di mangiapreti, ti metteranno in difficoltà, sono provocatori, sono ironici. E a un certo punto, erano proprio i giorni in cui, mi sembra che Tim Cook, il capo della Apple, aveva fatto il famoso coming out, e mi fece subito la domanda provocatoria, dice, ma lei che cosa gli direbbe a un omosessuale? Non dico, fermo restante l'amore che ho per la tua anima, che è stata creata da Dio, io direi a quello la stessa cosa che direi ad un ragazzino che mi venisse a dire che c'ha la fidanzata, che c'ha rapporti prematrimoniali, che commette gli atti impuri, sono solitari, che fuori del matrimonio queste cose non si possono fare. Finito. Capito?
ci è rimasto, dice, dico, ma guardi che la dottrina cattolica è questa, non si tratta di creare una particolare categoria di soggetti particolarmente perseguitati, d'accordo? E questa è. Io non ho paura di dirle queste cose, perché la verità è chiaro che uno può anche non accettarlo, ma si sappia che c'è una spiegazione che deriva dalla rivelazione a questo qui. Se non l'accetti, devi però riconoscere che non puoi definirti cattolico, perché quando noi non accettiamo una dottrina rivelata, siamo fuori della comunione con la Chiesa. Ora, l'ipotesi sulla colpa originale è un'ipotesi teologica fondata su alcune testimonianze pesanti della tradizione, ma la Chiesa non si è mai impegnata nel dire sì, il peccato originale è stato questo, mai, non l'ha fatto. Quello però che c'è è che se apri il catechismo ti si dirà che le uniche forme illecite di esercizio della sessualità sono dentro il matrimonio sacramento, e neanche tutte, d'accordo? Solo la sessualità che la Chiesa chiama umana e onesta dentro il matrimonio. Non occorre, ho fatto già tante categorie su questi argomenti, spendere troppi particolari. Per cui, per noi, ci deve essere un recuperato, non dico culto, perché culto si rende soltanto a Dio, ma valore dato alla verginità, che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima anche semplicemente da un punto di vista meramente umano. Perché se io, che sono chiamato al matrimonio, e voglio dire a mia moglie futura, in verità, ti amo, cioè io dono me stesso completamente a te, questa donazione, essendo un essere umano, non sono un angelo, come abbiamo visto prima, sono un uomo, io ho un'anima e un corpo. Quindi mi dono completamente a te, vuol dire che da quel momento la mia intelligenza, la mia volontà sarà al tuo servizio, mi sforzerò di comprendere come farti felice e mi adopererò perché tu lo sia, ma anche il mio corpo dovrà essere al tuo servizio. E se io do a mia moglie la macchina di seconda, di terza, di quarta, di quinta, di sesta, di settima mano, ma che ti amo è? Che ti amo è? Non è un ti amo detto nell'autenticità. Io ho l'esperienza, figlioli miei cari, nel rispetto di chi non professa la fede cattolica, che quando mi sono trovato a parlare con qualcuno che stava un pochino lontano, quando gli dicevo questa cosa qua, si vedeva che dentro di sé, a meno che io non sia una persona con dei pregiudizi, quindi che rifiuti un colloquio sereno, d'accordo? Che io non te la voglio imporre questa cosa qui, d'accordo? Ti dico semplicemente, prova a riflettere. Come sarebbe più bello? Ci arriva. E molte volte, se noi sapessimo riflettere sul cosa sarebbe più bello non semplicemente in maniera grossolana, grezza, come la bellezza contemporanea, ma più bello, cioè come veramente io una cosa la sento dentro di me se supero, d'accordo, e la risposta immediata, d'accordo, se supero l'incubo di dire no, sì, sarebbe bello, però troppo sacrificio e chi ce la fa? Quindi lasciamo perdere. Aspetta, d'accordo? Aspetta. E bene sarebbe, prima di rispondere, accettare un intimo colloquio interiore. Quindi la verginità è una cosa meravigliosa, perché se tu devi consacrare la vita a Dio, potrai dire a Dio: il mio corpo è offerto in sacrificio per te, nessuno l'ha mai conosciuto, tu me l'hai dato per farmelo custodire come tempio dello Spirito Santo, io lo metto al tuo servizio perché attraverso questo corpo tu lo possa usare per farci tutto quanto il bene che vorrai. Me lo vuoi immolare nella penitenza, me lo vuoi immolare nella malattia, vuoi semplicemente farne un mezzo di locomozione per cui io possa raggiungere, predicare, parlare e confortare, accarezzare gli uomini, quello che vuoi, è tuo, è tutto tuo. Cioè noi siamo la fede del tutto, capite? Cioè il corpo mio è tutto di Gesù, il corpo della moglie è tutto del marito, il corpo della moglie è tutto della moglie. Perché l'amore non sopporta un po', è tutto, capite? Quindi la verginità è la custodia di questo potenziale di amore, in attesa che io comprenda la direzione che debba prendere.
E non è così tanto difficile, perché io riconosco le persone, cioè se uno interiorizza bene un valore, certo è evidente che nello stato in cui ci troviamo, col mondo in cui viviamo, insomma, con i parametri che ci vengono continuamente proposti, cioè se una persona lontana ascolta le cose che sto dicendo, potrebbe pensare di chiamare il 113, d'accordo? Perché la persona che parla non sia una persona di questo secolo, intelligente. Sicuramente non lo sono intelligenza, ma una persona calata nei tempi attuali. Ma è così, capite? Non è così. Ecco, ci sono testimonianze anche di eccellenti personaggi del mondo dello spettacolo e anche del teatro che testimoniano la bellezza o della verginità o di una castità ritrovata dopo una vita disordinata. Ritrovata, custodita e vissuta certamente con un pochino di custodia, ma senza che uno gli vengano, come dire, le paturnie o le psicosi da sindrome di astinenza sessuale. Non esiste una cosa del genere, non c'è affatto. Senza che questo comporti alcun tipo di menomazione di nulla, di tutto ciò che è il potenziale affettivo, amicale, relazionale della persona, che anzi viene esaltato dalla custodia della purezza e della verginità, non viene affatto inficiato. Capite? Quindi la Madonna è la regina delle vergini. Quindi cosa vuol dire questo titolo anche? Vuol dire, e questo ve lo assicuro, io potrei scrivere un romanzo, che chiunque abbia problemi a custodire la purezza o a essere liberato dai peccati impuri, perché magari si è trovato a trovarsi in una situazione di vizio, reiterato, conclamato, magari protratto per tempo, chieda con fede alla Madonna, avendo le altre due, gli altri due requisiti che si devono avere per non peccare più su questa materia, cioè la ferma volontà di smettere. Basta la volontà di smettere, non la capacità di farlo, ma la volontà ci deve essere, e la fuga dall'occasione. Non mi posso andare a mettere, se sto impelagato in queste cose, in occasioni prossime di peccato. Capite? Quindi se so che la sera non sono capace a stare davanti alla televisione a guardarmi un documentario tranquillo o un film decente e comincio invece ad andare gironzolando in giro, devi spegnere. Fino a quando non avrai acquisito il controllo, spegni. Perché se tu stai lì sicuramente sei debole, dopo 10 minuti di film ti trovi a girare a destra e a sinistra e becchi. Questo vuol dire, era un esempio di cosa significa la fuga dalle occasioni prossime di peccato. Ma vi assicuro, con queste tre cose, la volontà ferma di non peccare, la fuga dalle occasioni e la preghiera mariana, il problema dell'impurità cesserebbe di esistere in tutti i cattolici. Io vi dico da prete, tutte le volte che non si risolve questo problema, una di queste tre, due o tutte e tre dei requisiti che ho detto sono mancati. Quando ci sono tutti e tre, ma uno può essere anche il più grande peccatore incallito che ci sia mai stato, ma questo problema va a soluzione. Perché la Madonna, che è la regina dei vergini e delle vergini, è strafelice di poter condividere questa sua eccellenza con chi lo desidera, ridando all'uomo e alla donna la dignità, diciamo così, in parte perduta, ecco, con i brutti peccati della lussuria, che se uno ci pensa bene, anche qui, non guardando al piacere violento e immediato che quegli atti producono, d'accordo? Ma staccandosi e guardando bene certe cose, io anche qui ho avuto tante testimonianze, una certa nausea viene a chi ci pensa in un certo modo. E quello è il principio poi di un cammino che può portare al recupero dell'importanza del valore e poi della pratica della santa purezza e della custodia, per chi ha avuto la grazia e anche la buona volontà di custodirla, di questo esimio valore, che è appunto la verginità, di cui la Madonna è per antonomasia la portatrice, la banditrice, la custode e, perdonatemi il termine, la donatrice a tutti coloro che da lei cercano questa aurea virtù. Appuntamento alla prossima settimana, figlioli miei cari, una benedizione. Ave Maria.